Parliamo ora di Expo. Oggi il presidente di Regione Lombardia ha partecipato a un summit dedicato al turismo, agli effetti positivi che il turismo può avere in relazione all'appuntamento espositivo del 2015 a Milano. Una ricerca della Camera di Commercio parla di 84.000 nuovi posti di lavoro nel settore del turismo, quindi un effetto decisamente positivo. Per quanto riguarda l'appuntamento odierno, l'intervista al governatore Maroni di Ilaria Tettamanti. È un investimento importante per lo sviluppo economico della regione e Expo è un'occasione straordinaria. Noi abbiamo un patrimonio da valorizzare in regione che è la cultura, che è l'enogastronomia e che è le bellezze naturali. Vogliamo farlo e Explora è lo strumento più adatto. Abbiamo creduto, abbiamo investito nella società che ha il compito non di sostituirsi ai tour operator, ma di aiutarli per valorizzare tutti i territori. In questo World Expo Tour che ho annunciato il 7 di luglio alla presenza del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio alla Villa Reale di Monza. Cominceremo a novembre individuando i paesi da toccare, quelli più importanti, e andremo e presenteremo Expo per convincere i visitatori a venire e per promuovere le eccellenze di Milano e della Lombardia.